Dopo averti mostrato come creare nuovi documenti, come aprirli e anche come salvarli, in questo video ci focalizziamo sul pannello strumenti di sinistra e vediamo quali sono, secondo me, gli strumenti di Photoshop più importanti per un graphic designer. Ora, come puoi vedere nel pannello strumenti di sinistra abbiamo tanti tools. In realtà questi non sono tutti gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione perché molti sono nascosti all'interno di altri. Se infatti prendiamo per esempio il pennello, facciamo un clic con il tasto destro, vediamo che all'interno sono presenti altri strumenti secondari. E questo vale per tutti gli strumenti che hanno questo piccolo triangolino in basso a destra. Quindi abbiamo veramente tanti tools a nostra disposizione. Questo pannello può essere personalizzato, se clicchiamo qui e scegliamo modifica a barra degli strumenti, si aprirà questa finestra dentro la quale potremo andare, per esempio, ad escludere alcuni strumenti dalla barra, a riorganizzarli in altri modi, oppure ad includerli nel caso mancassero. Quindi prendiamo per esempio il secchiello, lo spostiamo qui a destra e questo verrà tolto dalla barra degli strumenti. Questo vale per tutti gli strumenti, quindi li possiamo, ripeto, togliere, inserire e riorganizzare. Un pannello completamente personalizzabile. Ora vediamo quali sono gli strumenti più importanti per un grafico. Allora, partiamo dal primo, che è il tool che sicuramente utilizzerai maggiormente, che è lo strumento sposta, che come dice il nome stesso e come mostra anche questa animazione, permette di spostare dei livelli, delle immagini, quindi dei testi, delle forme dentro i tuoi documenti. Quindi questo è il tool che utilizzerai sempre perché tantissime volte ti ritroverai a spostare elementi grafici dentro le tue tele. Poi parliamo di selezioni. Per quanto riguarda le selezioni, abbiamo anche qui diversi strumenti. Selezionare vuol dire fondamentalmente isolare una parte di immagine per poter lavorare soltanto su quella porzione. Mettiamo caso, per esempio, di voler modificare la ragazza di sinistra, dovremo prima di tutto andare a creare una selezione e soltanto successivamente potremo lavorare sul soggetto. Abbiamo tanti strumenti di selezione, troviamo degli strumenti che permettono di creare selezioni basate su forme come quadrati, rettangoli, cerchi, ellissi. Abbiamo strumenti di selezione che permettono di creare selezioni a mano libera, per esempio il lazzo consente di disegnare letteralmente una selezione. Il lazzo poligonale invece permette di creare delle selezioni basate su poligoni, quindi su linee rette, su forme poligonali e poi abbiamo degli strumenti di selezione automatici, diciamo, che vanno in automatico appunto a creare delle selezioni, identificando automaticamente quelli che sono gli oggetti, i soggetti piuttosto che i contorni e anche i colori. Prendiamo per esempio lo strumento selezione rapida, è un pennello che permette letteralmente di dipingere delle pennellate, andando tra l'altro a identificare automaticamente i contorni nelle nostre figure. Quindi questo è uno dei tools che secondo me utilizzerai maggiormente. E poi abbiamo lo strumento di selezione oggetto che attraverso l'intelligenza artificiale, come vedi, identifica automaticamente oggetti o soggetti e ci permette di selezionarli con un clic. Anche questo è uno strumento importantissimo. Ovviamente le selezioni non saranno mai precise al 100%, però avremo la possibilità poi, come anche spiegato nel corso completo, di andare a rifinire meglio le nostre selezioni. Questi qua quindi sono gli strumenti di selezione più importanti. Poi, per quanto riguarda strumenti di modifica del quadro, abbiamo la taglierina che permette di appunto ritagliare il canvas del nostro documento, quindi anche di ridurre e aumentare quella che è la definizione dell'immagine, del quadro. Possiamo per esempio ritagliare questa immagine, confermare e abbiamo ottenuto un'immagine con una definizione completamente diversa. Poi vediamo altri strumenti che possono tornarci utili. A livello di fotoritocco, anche qui abbiamo tanti strumenti. Fra i più importanti troviamo lo strumento pennello correttivo al volo, che un po' come lo strumento di selezione rapida è un pennello, quindi possiamo regolare la dimensione, la durezza, e permette di rimuovere attraverso dei click piccoli dettagli, piccole imperfezioni, difetti dalle nostre immagini. Per esempio, se volessimo rimuovere questo neo, potremmo semplicemente fare un clic e boom, questo qui è il risultato. Vai automaticamente a riempire la nostra pennellata con del materiale adiacente, con dei pixel adiacenti. Quindi ripeto, questo è un tool che, come mostra anche questa animazione, questa, permette di rimuovere dei dettagli, delle macchie, delle imperfezioni dalle nostre immagini. Un altro strumento storico del fotoritocco di Photoshop è il timbro clone, che permette invece di riportare dei pixel da un'area all'altra dell'immagine. Ti faccio subito un esempio. Supponiamo di voler prendere la bocca della ragazza di sinistra e riportarla sul soggetto di destra. Sarà sufficiente
tenere premuto il tasto Alt sulla tastiera, selezionare un'area sorgente, quindi clic sulla bocca di sinistra, spostarci sull'area di destra, definire la dimensione del pennello e poi fare un secondo clic. Ed ecco che abbiamo riportato la bocca del soggetto di sinistra sul soggetto di destra, ok? Vediamo altri strumenti. Allora, il pennello e la matita sono sicuramente dei tool che vengono utilizzati per disegnare, ma anche per lavorare sulle maschere, come vedremo nel corso completo, quindi in realtà non sono degli strumenti che vengono utilizzati soltanto da artisti o illustratori, però ecco, per esempio il pennello permette di disegnare tratti personalizzati. Abbiamo tanti pennelli a disposizione, possiamo scegliere un tratto e disegnare, possiamo scegliere un altro pennello e creare un altro tipo di pennellata. Possiamo veramente fare di tutto con questo strumento. La gomma, come potrai immaginare, permette di cancellare, quindi fa l'opposto rispetto al pennello. Lo strumento sfumatura permette di creare dei gradienti, definendo prima di tutto anche il tipo di sfumatura, i colori, eccetera, eccetera. Poi troviamo lo strumento sfoca, che, come dice il nome stesso, permette di sfocare con un pennello alcune aree della nostra immagine. Sotto abbiamo lo strumento di nitidezza, che fa il contrario, quindi accentua quelli che sono i contorni dell'immagine. Poi vediamo altri strumenti. Lo strumento scherma va a schiarire alcune aree delle nostre immagini. Possiamo scegliere se lavorare sulle ombre, sui mezzi toni, sulle luci. L'opposto invece lo possiamo fare con lo strumento brucia, che invece va a scurire. Questi sono tutti strumenti pittorici, quindi lavorano con dei pennelli, e in questo caso noi possiamo andare a scurire, come vedi, l'immagine, lavorando sempre o sulle ombre piuttosto che sui mezzi toni o sulle luci. Invece con lo strumento spugna andiamo a rimuovere la saturazione, andiamo a rendere un'immagine progressivamente in bianco e nero. Poi altri strumenti che possono tornarci utili sono sicuramente la penna. La penna, a differenza di Illustrator, dentro Photoshop ha due funzioni. La prima è quella di creare dei tracciati con delle maniglie, con dei punti, quindi di creare delle forme estremamente precise ed accurate. Forme che possono essere quindi convertite in forme con un riempimento vero e proprio. Questi sono tracciati vettoriali, quindi ti ricordo, possono essere ingranditi all'infinito. E quindi abbiamo la possibilità di sfruttare la penna sia per creare delle forme, oppure per convertirle in selezioni. Se clicchiamo su selezione qui in alto, dopo aver creato un tracciato, possiamo convertire il nostro tracciato in una selezione. Quindi ripeto, con la penna noi o possiamo disegnare o possiamo creare delle selezioni precise ed accurate. Per quanto riguarda i tracciati, poi possono essere gestiti con lo strumento di selezione diretta, esattamente come in Illustrator, quindi possiamo spostare i punti, muovere le maniglie, modificare la curvatura dei segmenti, eccetera, eccetera. Altri strumenti utili sicuramente per un graphic designer poi sono gli strumenti di testo, che con un clic permettono di aggiungere elementi testuali che poi possono essere ovviamente gestiti con il pannello carattere. Le forme primitive geometriche, anche queste sono importanti per chi fa grafica, per creare dei banner, dei pulsanti, ok? Possiamo creare dei quadrati, dei rettangoli, dei cerchi, dei triangoli, dei poligoni, delle stelle, addirittura delle linee. Per esempio questa linea qua l'ho creata attraverso proprio lo strumento linea. I testi li ho creati attraverso lo strumento testo, ok? Quindi sono tutti tools importantissimi. Per quanto riguarda invece la navigazione nel documento, possiamo utilizzare la mano per spostarci da un'area all'altra e lo zoom, la lente di ingrandimento, per avvicinare e allontanare la visuale, per effettuare quindi zoom in e zoom out. Questi due strumenti possono essere attivati molto più velocemente, in maniera temporanea, attraverso la barra spaziatrice premuta, che permette di richiamare la mano. Non appena rilasciamo la barra, ritorneremo sullo strumento precedentemente attivo. E per quanto riguarda invece lo strumento zoom, può essere attivato con la lettera Z premuta a lungo. Quindi con la Z andiamo a richiamare lo zoom. Quando la rilasciamo, torniamo sullo strumento selezionato. Quindi questi qui erano gli strumenti più importanti per chi fa grafica. Poi nel corso completo avremo modo di analizzarli tutti e anche di imparare ad utilizzarli meglio.